L'impegno del Ministro al risultato esclusivo dell'obbligo di imbottigliamento in zona. Ho ascoltato da parte del Ministro che c'è ancora un diniego recente su questo tema, ma è comunque fondamentale che la soluzione adottata sia la più avanzata e rassicurante possibile per gli interessi nazionali e ringrazio pertanto sin da ora il Ministro per l'impegno che vorrà tenere in questo senso. Grazie, Presidente. La ringrazio, onorevole Catania. Passiamo adesso all'interrogazione 3896, onorevole Capelli, concernente iniziative di competenza in relazione alla crisi dello stabilimento Saeco di Gaggio Montano, provincia di Bologna, con particolare riferimento alla tutela dei livelli occupazionali. Onorevole Capelli, prego. Grazie Presidente, signor Ministro. L'interrogazione richiama la situazione della Saeco Philips di Gaggio Montano e richiama soprattutto la sensibilità nostra e del Governo nei confronti di un'azienda, marchio leader in Europa e fiore all'occhiello della piccola e medie aziende italiane nel mondo. Un'azienda che oggi, su richiesta della Philips, si vede a combattere l'ennesima richiesta di dichiarazione di esuberi, 243 su 530 dipendenti, quasi il 50%, per, a quanto dicono i sindacati e gli stessi sindaci dell'Appennino, dell'Alto Appennino bolognese, per la volontà di delocalizzare la produzione in Romania, si direbbe, da parte della Philips. Un marchio che fa onore all'Italia, un marchio che ha portato l'immagine dell'Italia, del lavoro italiano fuori, oltre confine, oggi si trova a soffrire dell'ennesima crisi aziendale che purtroppo condivide con tante altre aziende, in Grazie. modo particolare in quel territorio. L'interrogazione mira a capire e a chiedere quali azioni il governo intenda fare per la salvaguardia di questa azienda e di questi posti di lavoro. La ringrazio, onorevole. Allora, Ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, ha facoltà di rispondere. Prego. Presidente, io rispondo all'onorevole interpellante, all'onorevole Cappelli, dicendo che, come lei sa, la questione, la situazione dello stabilimento di Saeco di Gaggio Montano è esplosa, diciamo così, in tutta la sua gravità, pochi giorni fa. Il Ministero dello Sviluppo Economico, io personalmente, ho immediatamente, insomma, avviato i contatti e non solo, nel senso che abbiamo già formalmente tenuto il primo tavolo, diciamo, con anche tutte le parti diciamo, convocate l'11 dicembre scorso al Ministero dello Sviluppo Economico, dove abbiamo iniziato evidentemente a valutare, insomma, lo stato della situazione, che come lei diceva, ha una serie di richieste da parte dell'azienda che ha per il momento, diciamo così, pur non avviando nessuna procedura unilaterale, però dichiarato un piano, diciamo, illustrato un piano che potrebbe avere effettivamente un impatto occupazionale di 243 esuberi. Ora, noi stiamo cercando di arrivare il pu più rapidamente possibile a una soluzione che naturalmente avvicini le parti e che naturalmente scongiuri prima di tutto il rischio di questi licenziamenti e scongiuri il fatto che non si confermi una presenza industriale storica, come lei ricordava.